Perché oggi il Signore l'ha detto chiaro, che ha deciso di mandarci tutti. Mandarci dove? A regnare. Non abbiamo capito bene, mandarci a regnare. Noi siamo pronti per farlo. Noi siamo pronti. Stavo dicendo io. Ci per il Signore siamo disposti anche a mandare quel paese. Perché davvero questo mondo oggi viene trasformato. Un momento di raccoglimento, intanto che loro finiscono gli ultimi momenti di accordo, proprio per accordarci con lo Spirito Santo. Se hai necessità di chiudere gli occhi, se hai necessità di cantare in lingua, Fabio, c'è proprio che diventa un tempo di grazia, la presentazione, questa sposa che è pronta, che si sta preparando. Alleluia, grazie Signore, grazie. Benedetto tu stesso, benedetto tu stesso. Del fratello, ma sentiamo anche la nostra preziosità che il Signore ci vuole confermare davvero, perché per noi siamo importanti, perché oggi accada ciò che Lui ha predisposto, e quindi lo ringraziamo, lo lodiamo e lo benediciamo. Grazie Signore, benedetto tu sei. Sorriso per favore. Non siamo ad un funerale, siamo ad una celebrazione. Fallo un bel sorriso stasera. E diglielo a una persona accanto a te: stasera lo Spirito Santo ti parlerà. Stasera il Signore parlerà al tuo cuore. Thank you.
qualcosa. Che Gesù Cristo è il Signore. Thank you.
Dio, io credo in te, al di là di ogni circostanza nella mia vita. Io credo in te, credo nel tuo messaggio, credo nel tuo amore per la mia vita. Io credo in te. Thank you.
chiave stasera. Tu farai
Oh,
sai quanto ti amo. Perché la tua presenza
conoscerti veramente, Signore, fare esperienza di questo amore, Signore, un amore che non passi più solo dalle nostre labbra, ma passi da ogni poro della nostra pelle, da ogni nostro respiro, Signore. Lo desideriamo più di ogni altra cosa. E sentirci dire che tu ci ami, Signore, ci sta squartando il cuore, Signore. È come se tu ci implorassi. Tu non sai quanto ti amo. Davanti a tutte le nostre incertezze, Signore, tu continui a dirci: tu non sai quanto io ti amo. E ancora oggi, Signore, noi lo vogliamo sapere. Ed ecco il nostro amen, Signore. Ah.
c'hai dubbi nel tuo cuore, sempre qui ai piedi miei, io ti offro la speranza e tu afferrala e vedrai, lascia i tuoi pesi. Facendo quel passo nell'oltre e cominciamo pian piano a convincerci che davvero tutto è possibile per il nostro Dio, vero? Amen. E gloria a Dio per questo. Alleluia. Accogliamo Corrado. L'ultima riunione dell'anno, abbiamo fatto l'ultima cena poco fa, l'ultimo apericena abbiamo fatto nell'anno. Sempre si mangia, siamo proprio quelli del regno di Dio. Gesù lo chiamavano mangione e beone, il motivo c'è, no? Ah, gloria a Dio. Quanti erano presenti qui questo pomeriggio? Quanti hanno ricevuto oggi pomeriggio? Qualcuno ha detto, dice, mi hai rivoltato come un calzino. Ho detto, dopo rivoltare come il calzino poi c'è la stirata. Si sa che c'è la stirata. Alleluia. Quindi apriamo la scrittura e vuoi dire qualcosa per marzo, per quelli che non c'erano? Facciamo la fine.
Gloria al Signore. Il Signore ci ha suggerito di prenderci un tempo maggiore per stare insieme, per condividere la sua presenza, ma soprattutto perché finalmente in questo momento aspettiamo di parlarne, perché finalmente ne siamo entrati. Amen. E quindi ci ha aperto la via per fare 2 giorni di ritiro, che sono il 10 e l'11 marzo, in un posto qua vicino, bellissimo, a Mezzo Medico, abbiamo già detto oggi pomeriggio, si chiama Cantina Crola, dove fanno vino. Quale posto migliore, parlare del regno di Dio dove fanno vino? È un luogo divino. È un luogo divino, amen. La cosa bellissima è che ha una mega vetrata che guarda proprio su queste vigne. E oggi io e Corrado stavamo ruminando su questo, quale poteva essere la parola che il Signore ci dava per queste 2 giornate, e il titolo del convegno sarà Vino Nuovo in Odri Nuovi. Amen. E quindi pensiamo che sia tutto connesso, e non sia solo il discorso di fare 2 giorni di ritiro, ma sia proprio un tempo profetico, cioè perché noi ci siamo stupati di avere le stesse misure, come vedete anche io sto modificando le mie, gloria a Dio per questo, ma avere le misure dello Spirito, cioè quelle che davvero il Signore vuole darci, adesso al di là delle battute, ma darci proprio interiormente, esteriormente, essere proprio plasmati e modellati nella sua presenza. E quindi preparatevi ad aprire questa possibilità per chi si sente chiamato, e mi auguro che siano in tanti. Invitate chi è che sentite che lo Spirito chiama, e per qualcuno che arriva da fuori ci sarà la possibilità anche di alloggiare, magari non lì, comunque stiamo organizzando anche i posti di vicino, quindi chi viene da lontano che vuole fermarsi a pernottare ce lo faccia sapere per tempo, in modo da poterci riorganizzare. Si può mangiare anche lì, ci hanno fatto un prezzo estremamente modico. Quando vedrete dov'è il posto, qual è il posto, capirete che quel posto, quello che pagheremo di pranzo, che sono 12 euro, è niente rispetto proprio alla realtà. Tu la conosci, perché fai così a casa vostra, già te giocate in casa. E quindi lode al Signore per questo. Quindi intanto vi invito a pregare, perché anche questo è importante, capire che alcuni, vabbè, magari vengono solo per una serata, ma altre persone che stanno facendo questo cammino, preghiamo perché tutto venga non solo costruito, ma già abbiamo detto, veramente restaurato nello Spirito Santo. Quindi anche questo camminare insieme, fare cose insieme, non è per impegnare un tempo, perché gli eventi, io ieri sera ero a casa, giravo un po' su Facebook e vedevo quante dirette ci sono, cioè gli eventi ce ne sono una miriade. Oggi se uno vuole trovare, da impegnare una serata di preghiera, si rivolge da qualsiasi parte e la trova. Ma credo che non sia neanche più il tempo di fare questo, ma di fare quello che Dio ci sta chiedendo di fare. Quindi affidiamo anche l'ascolto per camminare in un terreno, in una strada che lui ci sta indicando, per prendere possesso nel nome di Gesù del nostro regno. Amen. In fondo troverete dei CD, ho saputo che ci sono persone che hanno preso il CD che risultava un po' difettoso, abbiamo capito qual era il problema, quindi li abbiamo rifatti, quindi per favore andatevi a prendere il CD, che quindi non, chiaramente non dovete pagare niente, quindi andate lì in piena fiducia, dite che avete preso un CD la volta scorsa che era difettoso, prendetene uno nuovo. Se volete, ce ne sono altre, offerta libera, quindi lì c'è Marisa che vi farà pagare almeno 100 euro a CD, con amore. Alla fine faremo la nostra offerta come sempre, però oggi pomeriggio abbiamo cercato di chiudere anche un argomento, anche se è un argomento che non può essere chiuso e non si può chiudere, che è l'argomento sul regno di Dio, però è qualcosa che sicuramente ci sta cambiando. Cerchiamo di capire sempre di più il fatto che non siamo stati creati per una religione. Non siamo stati creati per una religione. Amen. Noi purtroppo il problema fondamentale è che abbiamo ridotto il messaggio di Gesù, che è il messaggio del regno di Dio, l'abbiamo ridotto ad una serie di regole, di normative
e lo abbiamo chiamato cristianesimo. Il cristianesimo non è mai stato nella mente di Dio. So che è pesante questa dichiarazione, ma non troverete mai affermazioni sul cristianesimo nella Bibbia. L'unico messaggio che Gesù ha predicato, che ha insegnato per 3 anni, è il Vangelo del Regno. Ed è questo quello che desideriamo fare, perché Dio non ha religione. Dio non ha religione. No, i cristiani pensano che Dio sia cristiano. I musulmani pensano che Dio sia islamico. I giudei pensano che Dio sia ebreo. Gesù è venuto e ha rotto tutti gli schemi. Hanno cercato di mettere Dio dentro una scatola, Gesù ha rotto tutte le scatole. Non puoi mettere Dio dentro una scatola, non puoi mettere Dio dentro delle normative, perché nel momento in cui riusciamo a farlo, noi diventiamo più grandi di Dio. Dio è molto più grande della nostra dottrina, Dio è molto più grande della nostra teologia, Dio è molto più grande di qualunque tipo di rivelazione che noi possiamo avere, perché Dio non lo puoi rinchiudere nella mente umana. Amen. Amen. Alleluia. Quindi quando pensi di conoscere tutto di Lui, quando pensiamo di conoscere ogni cosa di Lui, abbiamo ancora tanto da imparare. È un po' quando vai, impari ad andare sott'acqua. Quando fai le prime nuotate pensi di avere conquistato gli oceani. Appena vai un po' sott'acqua e tocchi un po' le profondità, 1 metro, 2 metri, 3 metri, appena arrivi ad una profondità dove non c'è più luce, ti rendi conto di quanto vasto sia quell'oceano. Più lo conosci, più ti rendi conto di quanto non lo conosci. Più hai rivelazione, più ti rendi conto di quanta te ne manca. Quindi siamo eterni studenti. Amen. La verità è che nessuno ha la verità. Amen. E la verità è che la verità è noi. È sottile così. Noi non abbiamo la verità, è la verità che è noi. Amen. E se noi ci lasciamo andare nella verità, noi riusciamo a conoscere sempre di più. Ma Paolo cosa dice? È con tutti i santi che noi possiamo conoscere quale sia l'altezza, la profondità, la larghezza e la lunghezza dell'amore di Dio. Non possiamo comprenderlo da soli. Perché? Perché tu avrai sempre qualcosa che io non ho e che non avrò mai. Grazie a Dio, questo costringe me a stare con te e questo costringe te a stare con me. Che ti piaccia, passeremo l'eternità insieme. Diteglielo alle persone che vi criticano, che vi odiano, che non vi sopportano, che vorrebbero che voi scompariste. Fategli un bel sorriso e digli: abituati, perché passeremo l'eternità insieme. E chissà che Gesù non ti faccia un dispetto e ci metta in un letto un castello e ti faccia sapere che io lo so. Ti amo. Il regno di Dio è un regno che non avrà mai fine ed ha delle caratteristiche meravigliose. Alleluia. Il regno di Dio porta con sé una prerogativa. Guardate insieme a me in Isaia al capitolo 9. Abbiamo probabilmente già letto queste cose, però anche per il beneficio di quanti non c'erano la volta precedente. Questo è il verso più utilizzato per il Natale. È una delle parole che viene utilizzata a livello mondiale per il Natale, ma questo non ha niente a che fare con il 25 dicembre.
perché sta parlando di una verità straordinaria, nascosta per secoli, che il Signore sta riportando di nuovo a galla. Isaia capitolo 9, versetto 5: poiché un bambino ci è nato e un figlio ci è stato dato, e sulle sue spalle riposerà l'impero o il governo, e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno e principe della pace. Di chi sta parlando qua? Di Gesù. Il versetto 6: e non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente, rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. E questo farà lo zelo dell'Eterno negli eserciti. La prima caratteristica del regno di Dio, vedete qua, dice la Bibbia una cosa straordinaria: dice il versetto 5, un bambino ci è nato e un figlio ci è stato dato, e sulle sue spalle non riposerà l'albero di Natale. Suo cugino non si chiama Babbo Natale, è la parente lontana Befana. Sulle sue spalle riposerà cosa? Sulle sue spalle riposerà il regno, sulle sue spalle riposerà il governo. Sta dicendo il Signore che attraverso Gesù il regno di Dio viene ristabilito nell'umanità, che il regno di Dio viene restaurato sulla terra e all'interno del cuore dell'uomo. E guardate qual è la prima caratteristica di questo regno. Il versetto 6 dice: non ci sarà fine all'incremento. Questa è una bellissima notizia, significa che continuerà a crescere. Da quando Gesù è venuto è un regno che non avrà mai fine e che non sarà mai smosso. Alleluia. E dice qua: non ci sarà fine alla sua crescita e non ci sarà fine alla sua pace. Ora, oggi noi guardiamo ai governi che abbiamo, guardiamo al governo italiano, la quarta legislatura senza votazioni, qualche domanda ce la facciamo, no? Poi guardiamo un po' in giro, vediamo qualcuno nella Corea del Nord che gioca con i missili da lanciare, così vero? Sembrano dei giocattoli, lancia i missili. Qualcuno dall'altro lato che chiaramente minaccia delle controrisposte. E guardando ai governi del mondo, tutto abbiamo tranne che pace. Quanti sono? La prima causa della mancanza di pace nell'umanità sono proprio i governi. Perché guardi al governo e tutto hai tranne che stabilità, sicurezza, pace, tranquillità, armonia. E uno dei nostri più grandi problemi, come ho detto l'altra volta, è che guardiamo troppo ai nostri governi come Dio. Perché dal governo ci aspettiamo il lavoro, dal governo ci aspettiamo la sicurezza, dal governo ci aspettiamo una solidità, una stabilità economica, dal governo ci aspettiamo l'assistenza medica, dal governo ci aspettiamo un aiuto in un modo o in un altro, quantomeno non per noi, almeno per i nostri figli. Ma le statistiche dicono che ci sono meno nascite degli anni passati, quindi demograficamente stiamo andando indietro e gli islamici stanno aumentando. Non voglio parlare chiaramente di Islam o di cose, cioè non è questo l'argomento, ci mancherebbe altro. Stiamo semplicemente dichiarando quelle che sono delle statistiche che sono alla portata di tutti. E quindi le persone guardano e tutto hanno tranne che pace. Allora bisogna comprendere qualcosa, che Dio ci dà una soluzione, e la soluzione è il regno di Dio. Amen. Gesù ha parlato ampiamente, ne abbiamo parlato la volta scorsa in Matteo 6, quando Gesù contrappone letteralmente l'ansia
con il cercare il regno di Dio. Gesù ha detto: voi siete ansiosi perché non state cercando il regno, ma se cercate il regno e lo trovate, voi troverete tutte le cose per le quali siete ansiosi. Quindi smettete di avere ansia e cercate le cose di cui avete bisogno nel posto giusto, perché quando trovate quel posto, voi troverete pure tutte le cose di cui avete bisogno. Amen. Alleluia. Dillo alla persona che ti smettila di avere ansia. Alleluia. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e non ci sarà fine alla pace. Questa è la prima caratteristica. Fratelli, ascoltatemi. Il 98% delle malattie oggi esistenti al mondo sono frutto dell'ansia. E i cristiani sono tra i più malati. Questo significa che il cristianesimo non è la risposta. La risposta è il regno di Dio. Una religione non cambierà mai niente. Una religione, per quanto bella e straordinaria possa essere, non cambia assolutamente niente. Ti procura degli ambienti diversi. Ma quando noi vediamo, come parlavamo poco fa, io giro l'Italia a lungo e largo più di chiunque altro in Italia oggi. Faccio più di 10.000 km in un mese con la macchina, viaggiando solo con la macchina, senza dirvi aerei e senza dire a piedi. Giro l'Italia in lungo e in largo e vi garantisco che la situazione non è straordinaria. E nella vita di coloro che dicono di avere la risposta, ci sono problemi a non finire. E continuano a dire: siamo re, figli di Dio, alleluia, più che conquistatori, e siamo malati, abbiamo debiti, siamo distrutti, non abbiamo risposta. Perché? Perché non abbiamo compreso quello che Gesù voleva dire. La risposta per il mondo non è una religione. Per quanto bella possa essere, straordinaria, la risposta a questo mondo è un nuovo governo, un nuovo regno, che è il regno di Dio, che è il regno che Dio aveva dato ad Adamo quando ha creato l'uomo. Quando Adamo ha peccato, ha perso questo regno, la possibilità di governare sulla terra, e Gesù è venuto a restaurare la tua autorità. Gesù è venuto a restaurare il regno di Dio nel cuore dell'uomo e per metterti in una condizione di regno e non più di schiavitù. E la cosa più straordinaria e atipica di questo regno è che è un regno che non ha servi ed è fondato sull'amore incondizionato. Amen. Amen. Quanti orrori si sono fatti in nome di Cristo nei secoli, e il cristianesimo ha le stesse cose di cui vergognarsi di qualunque altra religione. Perché? Perché Gesù non ha lasciato una religione. Gesù ha lasciato un messaggio che è la buona notizia del regno di Dio. E la prima caratteristica che fa questo, che ha questo regno, è la pace. Perché tu sai chi sei, perché tu sai a chi appartieni, perché tu sai chi si prende cura di te, perché tu sai chi ti protegge, perché tu sai chi è alle tue spalle, perché tu sai che sei amato, perdonato, redento, e che a tua volta dovrai fare lo stesso verso tutte le persone che ti troverai davanti. Siamo re servendoci gli uni gli altri. Non siamo servi, siamo re con la scelta di servirci gli uni gli altri nell'amore. Non troverete questo in nessun altro posto.
in nessun'altra religione, in nessun'altra filosofia. Il messaggio del regno di Dio è un messaggio che Gesù ha spiegato per 3 anni in maniera così chiara. Ed era talmente preso da questo messaggio che lui ha iniziato il suo ministero, Marco 1,15, dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato ed è a vostra disposizione. Ravvedetevi, cambiate il modo di pensare e credete alla buona notizia. E per 3 anni ha predicato sul regno di Dio, e quando è morto sulla croce, è stato sepolto, dopo 3 giorni è risuscitato, si è presentato ai suoi discepoli, dice la Bibbia, in Atti al capitolo 1, al versetto 3, e per 40 giorni con un corpo glorificato da risorto ha insegnato ai suoi discepoli le cose che riguardavano il corpo è diverso, ma il messaggio è lo stesso. Amen. Ci sarà qualcosa di importante in questo messaggio se Gesù ha insegnato per 40 giorni anche da risorto? Ci sarà qualcosa che deve sconvolgere la nostra vita? E guardate quale fu la reazione dei discepoli. Atti 1, dal versetto 3. Atti 1, 13, così. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose che riguardavano il... Secondo voi è importante questo messaggio, sì o no? È importante comprendere di cosa Gesù sta parlando, cosa Gesù vuole insegnare. Cercate prima. Gesù non ha mai usato questa espressione, l'unico momento per il quale l'ha usata è quando parlava del regno di Dio. Cercate prima. E il contesto era: perché siete ansiosi riguardo al vestire, a bere e a mangiare? Perché siete ansiosi riguardo alla vostra vita? Perché siete solleciti riguardo alla vostra vita? E poi Gesù spiega che cos'è la vita secondo loro. Dice: voi avete ridotto la vita a mangiare, bere e vestire, che in realtà a livello sociologico sono i 3 bisogni primari e principali dell'umanità. Quando tu ti svegli la mattina, cosa vai a cercare? Qualcuno dice il bagno, e dopo il bagno, eh? Caffè, oppure qualcosa da subito dopo, qualcosa da mangiare, e poi qualcosa da fare, parti per la giornata. Sono i 3 bisogni, cioè sono le 3 cose che facciamo in maniera automatica appena ci svegliamo la mattina. Non importa chi sei, dove abiti, non importa il tuo livello sociale, quanto guadagni, non importa che macchina hai, non importa dove vivi, non importa il sesso, la razza, il colore, la religione, quando ti alzi al mattino tu cerchi qualcosa da bere, qualcosa da mangiare e qualcosa di cui vestirti per iniziare la giornata. E se la nostra vita è centrata sui nostri bisogni principali e primari, noi cominceremo a stare ansiosi. E Gesù dice 4 volte, dice: perché siete ansiosi? Cercate prima il regno. Cos'è il regno? Il regno è il governo di un re che influenza un territorio con le sue leggi, con i suoi principi, con i suoi valori, creando una comunità, quindi dei cittadini che rispecchiano il suo carattere. Questo è il regno. È l'influenza governativa di un re su un territorio. E Gesù dice: cercate prima l'influenza governativa, l'influenza del regno di Gesù nella vostra vita. Lì ovunque voi siete, lì ovunque voi andate, lì ovunque voi lavorate, lì ovunque voi operate. Perché se trovate il regno, voi non sarete più andare, non vi vedrete più ad andare in giro a cercare le cose, non avrete
più ansia e non avrete più preoccupazioni, perché quando trovate il regno, tutto quello di cui avete bisogno è là dentro. Noi pensavamo che Gesù fosse la risposta, così ci hanno insegnato. Ma una delle affermazioni che sicuramente per qualcuno sarà scioccante è proprio questo: Gesù non è il regno. Sapete cos'è Gesù? Lui è la porta per il regno. E noi per anni abbiamo predicato la porta e non la casa. E abbiamo mantenuto milioni di persone ad adorare la porta e a non farli mai entrare dentro la casa. E continuiamo a dire che siamo figli di Dio più che conquistatori, vincitori, eccetera, eccetera. Siamo male, siamo malati, siamo depressi, prendiamo psicofarmaci, abbiamo medicine, eccetera, eccetera, abbiamo problemi economici, abbiamo tutte le problematiche possibili e immaginabili. E Gesù ha detto, per 40 giorni ha insegnato le cose che riguardavano il regno. E al versetto 4, ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse, voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono dicendo, attenzione a queste parole, perché questo è l'errore che hanno fatto i discepoli e che noi continuiamo a fare quando si parla del regno di Dio. Guardate qua, Signore, è in questo tempo che tu ristabilirai il regno in Israele? Questi ragazzi avevano un concetto sbagliato del regno, nonostante Gesù avesse loro insegnato per 3 anni e per 40 giorni. La loro mentalità è una mentalità nazionalistica. Israele, il regno, no? Israele, cosa volevano dire? È in questo tempo che tu caccerai via i romani dal nostro territorio? Per adesso non avevano tutti i torti, avevano davanti colui che aveva vinto la morte, che l'avevano visto morto e l'avevano visto risorto, ed era da risorto che stava parlando insieme a loro con un corpo glorificato. E loro pensavano, dai Gesù, ora in questo momento ti puoi presentare su lì dove c'è Pilato, mentre è seduto in bagno, gli appari tu e muore di attacco cardiaco, gli mostri le mani con i chiodi, con le mani bucate e muore subito. Chiama un po' di angeli, un po' di legione di angeli e prendi a calci tutti i romani e li mandi fuori da Israele. Oppure facciamo una cosa, Gesù, fa la cosa migliore, ti presenti direttamente nella stanza da letto di Cesare. Dato che entri a porte chiuse, tu puoi fare qualunque cosa. Non sei limitato dallo spazio, dal tempo, non sei limitato da niente, puoi fare qualunque cosa. E Gesù ha detto, non avete compreso ancora. Voi riceverete potenza, versetto 8, quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Dove? In Gerusalemme, in tutta la Giudea, e fin qua ci siamo, in Samaria. I giudei odiavano i samaritani, li odiavano a morte. E non si ferma, è fino all'estremità della terra. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. A volte abbiamo un concetto sbagliato del testimoniare. E noi pensiamo che testimoniare sia metterci in mezzo alla strada con una chitarra, dei volantini, e testimoniamo di Gesù. No, le persone vogliono vedere la tua vita. Allora, chi di noi non ha problemi? Chi di noi non ha mancanze? Chi di noi non cade? Chi di noi non commette delle stupidate di tanto in tanto?
Ma non è questo, le persone non hanno paura nel vedere la tua o la mia umanità, ma vogliono vedere come reagisci di fronte alle cose. Ed è questo il problema fondamentale. Noi ancora non abbiamo capito l'importanza del mandato che Gesù ci ha dato a ognuno di noi quando disse: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. E cosa dobbiamo predicare? Vieni in chiesa da me, c'è un buon prete che ti porrà le mani. Vieni in comunità da me, il mio pastore è il migliore di tutti e come predica lui non predica nessuno. Oh, vieni da noi, la lode è straordinaria. Oh, vieni da noi, come mangiamo e come bevi, quando facciamo le agapi. E questo testimoniare, e questo portare il regno di Dio. Voglio farvi vedere una storia per andare verso la conclusione. In Matteo al capitolo 9, dal versetto 35. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli: la messe è grande, la messe è veramente grande, e gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua. Gesù, dice qua al versetto 35, andava attorno per tutte le città, per tutti i villaggi, insegnando, predicando il Vangelo del Regno e guarendo e sanando ogni malattia e ogni infermità. Al versetto 36 c'è qualcosa di molto importante, dice che Gesù, vedendo le folle, ne ebbe compassione. Perché? Perché erano stanchi. Chi stava guardando Gesù? Sta guardando migliaia di persone che facevano parte del popolo di Israele, quello che doveva essere il popolo eletto di Dio. Erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Allora fa una cosa, mosso dalla compassione, Gesù mentre stava guardando si gira verso i suoi discepoli e usa queste parole: la raccolta è veramente grande e non ce la facciamo. C'è bisogno di più manodopera. Gli operai sono pochi. Il bisogno è immenso. La raccolta è immane e noi siamo pochissimi. Qua dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo pregare il Signore che spinga operai. Nelle nostre comunità noi avremmo fatto in maniera diversa. Avremmo organizzato una riunione di preghiera e avremmo cominciato a pregare il Signore della messe per la messe, per la raccolta. Le persone sono tantissime da raccogliere, no? Signore salva, Signore salva. Quante volte abbiamo pregato in questa maniera? Signore salva, Signore salva Novara, Signore salva Milano, Signore salva Torino, Signore salva l'Italia. Ed è incredibile scoprire che nella Bibbia non esiste un versetto che ci incoraggi a pregare per la salvezza delle persone. Conosco la vostra faccia perché ho fatto la stessa faccia. Non esiste un versetto
nel Nuovo Testamento che ci dica: pregate per i perduti. Uno. Quante preghiere abbiamo fatto per i perduti? Quante conferenze abbiamo fatto? Non vi dico le mie perché i numeri si perdono. Le nottate, le veglie, le catene, i rubi, di tutto. Poi un giorno lo Spirito Santo mi parla e mi dice dove è scritto che devi pregare per la salvezza delle persone. Io dico: Signore, scherzi, il Nuovo Testamento è pieno di questi riferimenti. Insomma, di tutto va bene uno. La mia mente ha cominciato a ragionare come una chiave biblica, avevo la Bibbia in mezzo tra le due orecchie e giravo per i libri, i capitoli, i versetti, i paragrafi, virgole, punti e virgole, pure le mappe mi sono viste. Gesù non ha mai detto pregate per la salvezza o pregate per la raccolta. Gesù ha detto pregate che operai siano spinti. Perché il problema non è messe. Gesù ha sempre insegnato che il problema fondamentale non è la raccolta, ma coloro che devono raccogliere. Guardate qua. Allora egli disse: la messa è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque al Signore della messa che spinga. Ora questo termine spingere è un termine molto antipatico. Vorrei stare un paio di minuti su questo termine. La parola spingere, già la parola spingere è quando qualcuno ti spinge, è antipatico. Guarda, spingi la persona che hai accanto, dai una piccola spinta alla persona, ti dà fastidio, sì o no? No, così. Pregate il Signore della messa che spinga. Ora, quando noi andiamo a studiare nel testo greco, questa parola è un po' più antipatica della parola spingere, perché significa letteralmente essere catapultati. Cioè significa, nel testo greco significa prendere qualcosa e lanciarlo molto lontano. Sarete sorpresi nel sapere che questa parola in greco, che è la parola è ekballo, ek con la K, ekballo, questa parola viene utilizzata nel Nuovo Testamento, pensate un po', quando Gesù caccia i demoni, quando si parla di liberazione si usa la parola ekballo. E Gesù cacciava i demoni, scacciava i demoni, e lui cacciò il demone. Maria Maddalena, la quale furono cacciati 7 demoni, la parola è ekballo, cioè parla di esorcismo, parla di liberazione, parla di prendere qualcosa che è in un posto e scaraventarlo molto lontano. Ora Gesù usa questa parola, che è scritto chiaramente il Vangelo di Matteo, che è Matteo, ha usato questa parola: pregate dunque il Signore della messa, perché Gesù parlava in ebraico, non parlava in greco, ma quando hanno scritto in greco hanno cercato di dare la giusta parola con il giusto significato di riferimento all'ebraico, e lui usa la parola ekballo, che significa letteralmente catapultare via. Quindi Gesù sta dicendo: la messa è grande, gli operai sono pochi, pregate dunque il Signore della messa che prenda gli operai e li esorcizzi dalla loro sedia. Che li esorcizzi dalla loro comunità. Che li esorcizzi dalla loro zona di comfort. Insomma, in che modo lo dobbiamo capire? Che
Gesù ci sta dicendo: andate. In che modo dobbiamo comprenderlo? Il fatto che Gesù ci sta dicendo: il mondo ha bisogno di voi. Forse ti senti non troppo degno, forse ti senti piccolo, forse non ti senti abbastanza preparato, forse hai peccato fino a prima di entrare qua e tu pensi: ma il Signore, ma che devo fare? Pensi: io ho bisogno di liberazione e Dio si serve di me per liberare altri. E Gesù ha detto: è proprio questo il problema. Quando voi pensate che non siete adatti per il mandato che io ho messo sulla vostra vita, quando voi pensate che non siete adatti per lo scopo per il quale siete stati creati, dillo alla persona accanto a te: non hai più scuse. Pietro prega in maniera sincera insieme agli altri,
perché Gesù era serio in quel momento. Pregate il Signore nella messa che si venga operare nella messa. Che mangio. Continua a pregare, tieni gli occhi chiusi. Poi Gesù, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, e il versetto dopo, no? Non sono passati 5 anni, è il versetto dopo. Dopo che lui ha chiesto ai discepoli di pregare che il Signore spingesse operai. Chi sono questi operai? Operai. Il versetto dopo. Gesù, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Versetto 7. Andate e predicate dicendo: il regno dei cieli è arrivato fino a voi ed è a vostra disposizione. Guarite gli infermi, mondate lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Amen. Sai che significa questo? Mi ha dato la autorità sua, mi ha detto. No, no, ti ha incastrato. Significa che il Signore fa in questo modo. Attenzione. Lui prima mette un peso nel tuo cuore attraverso la preghiera e poi ti dice: se stai pregando per quella cosa, hai il peso per quella cosa, tu sei la risposta. Non pensare che manderò qualcun altro, perché se tu hai il peso, io mando te. Tu sei la risposta alle tue stesse preghiere. Grazie. Gesù condivide la sua compassione con i discepoli e mette nel loro cuore lo stesso peso che lui ha per le persone e dice: portate con me questo peso e pregate insieme a me, perché c'è bisogno di operare. Ma non è facile l'opera. La parola operaio significa uomo di fatica, persona che fatica. Non è facile. E dopo che hanno pregato, i discepoli sono stati mandati. Perché aspetti sempre che Dio lo faccia attraverso qualcun altro, se Dio lo vuole fare con te? Perché pensi che Dio debba servirsi necessariamente di qualcun altro, mentre Dio vuole servirsi proprio di te? Non ti senti pronto? Proprio per questo sei pronto. Non ti senti adatto? Proprio per questo tu sei. Non ti senti abbastanza preparato? Proprio per questo lo sei. Perché Dio ha scelto le cose deboli per svergognare le forti. Perché Dio ha scelto le cose pazze per svergognare le sane. Perché Dio ha scelto le cose povere per svergognare quelle ricche. Perché Dio ha scelto che ti piacciono o no, proprio te. E prima che ti arrivi un calcio di dietro e ti dica: o vai, io ti consiglio, vai. Possiamo chiudere? Geremia. Versetto 6, capitolo 20, versetto 7. So che questo parlerà a molta gente. Geremia 20, versetto 7. Tu mi hai persuaso, o Eterno, e io mi sono lasciato persuadere. Tu sei più forte di me e hai vinto.
ma la sua parola era nel mio cuore con un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa, e mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Questa parola in ebraico è una parola che ha mandato in crisi tutti i traduttori, perché la parola persuaso nel testo ebraico non è persuaso, nel testo originale è tu mi hai ingannato e io mi sono lasciato ingannare. La stessa espressione viene utilizzata in Osea al capitolo 2 versetto 14, dove Dio dice: io l'ho attirato nel deserto e ho parlato al suo cuore. La parola attirare lì è: l'ho attirato con l'inganno. Non fraintendete che non sto parlando, non sto dicendo che Dio inganna, ma a volte la sua opera nella nostra vita la viviamo in questo modo. Mi spiego. Geremia è stato un uomo che ha profetizzato per 50 anni in Israele e in 50 anni mai una persona, nessuno si è mai convertito. Se dovessimo considerare il successo del ministero dai numeri, Geremia è stato il più grande fallito della storia di tutti i profeti, eppure è stato un grande, non c'è dubbio. Quindi la benedizione non si misura con i numeri e neanche l'efficacia, non c'è dubbio. Geremia profetizza in un tempo molto difficile ed è uno dei pochi, l'unico in alcuni momenti, che parla del Signore in una determinata maniera. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno, ognuno si fa beffe di me, dice il versetto 7, poiché ogni volta che io parlo e grido e proclamo violenza e saccheggio, sì, la parola dell'Eterno è per me motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno. Allora io ho deciso, non parlerò e non dichiarerò più la sua parola nel suo nome, ma, dice qua, la sua parola era nel mio cuore come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo ma non potevo. Quando noi diamo la nostra vita a Cristo e il suo amore conquista la nostra vita, noi non possiamo più fare a meno di seguirlo e di fare la sua volontà. Attraverseremo dei momenti difficili, attraverseremo dei momenti in cui magari anche vogliamo mollare, vogliamo lasciare tutto, vogliamo abbandonare, non ci interessa più niente, ma Dio ci ha fregato con il suo grande amore, ha incastrato il nostro cuore nel suo. Amen. E noi non possiamo più separarci da lui, e anche in un momento in cui vorremmo andare via, fare la nostra volontà, dire a Dio: dammi due ore di permesso, dammi una licenza di una settimana, fammi fare quello che voglio e poi ritorno, te lo prometto. Chi ci separerà dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù? Amen. E tu puoi fare tutto quello che vuoi nella tua vita, puoi passare attraverso il fuoco, puoi passare attraverso le acque, puoi passare come un sommergibile nelle profondità degli oceani o con un concorde nei luoghi inconosciuti, ad andare fuori dall'atmosfera. Non ci sarà posto dove potrai nasconderti dalla sua presenza, che ti convince del fatto che tu sei amato e che nessuno mai ti separerà dal suo amore. E Geremia un giorno ha dichiarato: tu sei più forte di me e hai vinto. Amen. Non voglio dirti stasera, mentre ci alziamo in piedi, qualunque siano i tuoi progetti, qualunque siano le tue idee, qualunque sia i programmi tuoi del futuro, se tu hai dato la tua vita a Gesù e lo hai fatto in maniera sincera, nella tua vita ci sarà sempre l'opzione ricalcolo. Ricalcolo. Signore, fammi prendere questa strada. Poi senti, ma chi è stato? Senti quella vocina, il calcolo. Tu non potrai mai annullare la meta che Dio ha stabilito per te, perché non sei tu che l'ha stabilita, è Dio che l'ha stabilita.
voi quella meta nessuno la potrà cancellare. Dio ha messo il suo GPS dentro di te e non ti potrai mai perdere. Dove me ne andrò lontano dalla tua presenza? E il Signore desidera che tu dia questo messaggio a tutti coloro che tu hai davanti. Non ha importanza se avrai il microfono, perché non dipende dal microfono. Non ha importanza se sarai dietro una tastiera, dietro una chitarra, una batteria, dietro un mixer. Non ha importanza. Gesù ha detto andate in tutto il mondo. Non significa devi viaggiare. Il mondo è ogni luogo dove ancora Gesù non è conosciuto. Questa serata è una serata di mandato, anche se siamo stati mandati 2000 anni fa. Amen. Però che ognuno di noi questa sera possa accettare con molta tranquillità questa leggera spinta. Oggi Dio si sta servendo di un catanese per spingerti. Persone hanno bisogno di essere ascoltate,
passo avanti, se vuoi uscire dal tuo posto, se vuoi dimostrare con un passo in avanti questa sera che senti il Signore che sta leggermente pressando sulla tua schiena e senti questa spinta ad andare avanti. Io voglio incoraggiarti a fare questo passo stasera. Alleluia. Non è una preghiera di ministrazione, di guarigione, di liberazione, è semplicemente una presa di coscienza, è una consapevolezza che Dio sta parlando alla tua vita. E se lo senti nel tuo cuore, voglio incoraggiarti a venire avanti. Yeah.
canzone che stiamo facendo stasera deve produrre un cambiamento nella nostra mentalità, nel nostro agire, un cambiamento nel nostro approccio alle persone che ancora non credono, esprimere loro tutto l'amore di Dio, esprimere loro la misericordia, la grazia e la potenza di un regno che deve manifestarsi. Io credo in te, Gesù. Grazie su grazia e pioggia che scende.
Io vedrò la gloria di Dio nella mia vita e
tua disposizione. Quindi non chiedere più a Dio di cambiare certe circostanze, prendi autorità nel nome di Gesù. Non piangere, non lamentarti, non chiedere a Dio perché non cambi le cose. Dio non cambierà le tue circostanze, Dio cambia te e tu cambi le circostanze. Dio è interessato a cambiare te, non le circostanze, perché per le circostanze è un problema tuo, è una responsabilità tua. Noi troppo spesso chiediamo a Dio di fare quello che noi dobbiamo fare e noi vorremmo fare quello che Dio dovrebbe fare. Ma Dio è Dio e non cambia. Dio ha autorità sulla nostra vita, ma Dio ha dato a noi autorità sulle circostanze. Dio non caccerà i demoni, tu lo farai. Dio non caccerà la malattia, tu lo farai. Dio non predicherà il Vangelo, tu lo farai. Dio non profetizzerà sulle persone, tu lo farai. Dio non andrà in ospedale da qualcuno, tu dovrai andare da qualcuno per sostenerlo, per incoraggiarlo, per pregare. Non sarà lui ad insegnare sul regno di Dio, tu lo dovrai fare. Amen. Concludiamo, alziamoci in piedi, concludiamo. Prendila per mano la persona che hai accanto a te. Dove siamo? Assumerci la responsabilità di dove arriveremo con te.